Buon pomeriggio a tutti. Bisogna parlare, se dobbiamo parlare di omnicanalità in farmacia, dobbiamo necessariamente accostarla alla tecnologia. Quindi, dall'era dell'introduzione dei PC nella farmacia, la tecnologia è diventata ogni giorno un fattore più determinante. Questo per quanto riguarda la farmacia. Se parliamo di omnicanalità, la tecnologia invece è un presupposto fondamentale. Se quindi andiamo a calare il concetto di omnichannel con tutte le dovute cautele che conosciamo all'interno di un ambiente di farmacia, dobbiamo valutare una serie di meccanismi all'interno dei quali trova posto come un ingranaggio importante e fondamentale il magazzino automatizzato. Perché? Il magazzino automatizzato in realtà spesso viene accostato a una determinata categoria di prodotti. Questa categoria di prodotti normalmente è il farmaco, quindi il farmaco di fascia A o il farmaco di fascia C. Il robot invece è un gestore di confezioni, di conseguenza ciò che possiamo caricare all'interno di un robot non è solamente una categoria di prodotti che risponde normalmente a un requisito dato da una ricetta, ma sono la maggior parte delle confezioni che trovano spazio all'interno dell'inventario di farmacia. Tradotto, che cosa significa? Significa che non è solo farmaco, ma possiamo avere l'integrazione, l'OTC, il SOP, alcuni prodotti di cosmesi, tutti quei prodotti e quelle confezioni che hanno caratteristiche idonee per essere gestite da un robot. E sono davvero tanti, sia per la loro forma, sia per le loro dimensioni, che per il loro peso. Come si contestualizza quindi il robot all'interno di quella che potrebbe essere appunto un futuro di omnicanalità per la farmacia? Sicuramente l'omnicanalità prevede che ci sia alla farmacia un alto livello di efficienza, di velocità e di precisione. Questo ovviamente è un supporto che il robot può dare, è molto importante se pensiamo ad esempio alla fase di allestimento di quelli che possono essere gli ordini per delivery, piuttosto che per il click and collect, piuttosto che per tutta la parte di e-commerce, che necessitano di una precisione e di tempi di preparazione ben scanditi e molto rapidi. Oltre a questo, possiamo anche vedere un vantaggio in tutta quella che è la gestione più ordinaria dei prodotti in farmacia data da un robot, ovvero il semplice, tra virgolette, inventario, ma la verifica, il controllo delle giacenze piuttosto che delle scadenze. Ricordiamoci che oggi, per quanto riguarda Pharmatech, noi possiamo vantare un caricatore automatico che lavora in continuità, quindi in questo periodo di Covid è molto importante perché all'interno della farmacia possiamo avere figure che sono preposte all'attività di magazzino, ma che in questo momento devono necessariamente turnarsi all'interno dell'organico della farmacia. In questo contesto, avere una continuità di lavoro è molto importante. Continuità, ma come diceva la dottoressa Mallarini prima, anche sicurezza. La sicurezza può essere data anche dal fatto che il personale della farmacia viene meno a contatto con le confezioni. Pensiamo appunto alle operazioni di carico, non abbiamo più bisogno di prendere in mano tutte le scatole che arrivano in farmacia, ma le possiamo semplicemente riversare all'interno di un caricatore automatico. Tutta questa fase di adattamento, scusate, che abbiamo avuto in questo periodo, ci fa capire come anche la farmacia si sia adattata velocemente a questo cambiamento, no? Quindi abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di continuità, ma la sicurezza è anche cercare di evitare, laddove sia possibile, i contatti tra i colleghi e tutte le persone che si muovono all'interno della farmacia. Quindi, il fatto che il robot possa consegnare nelle diverse posizioni prestabilite all'interno della farmacia evita i movimenti all'interno della stessa e di conseguenza le possibilità, di contatto che ci possono essere, e quindi di contatto e contagio che ci possono essere in farmacia tra i colleghi e i pazienti. Vorrei citare un contatto telefonico che ho avuto ieri con uno dei tanti clienti che ho avuto l'occasione di sentire da nord a sud e da est a ovest in tutta l'Italia, perché in questo periodo è molto interessante seguire e sentire come vengono vissute queste esperienze. E il magazzino automatizzato in questo contesto ha anche sollevato
in molti casi il personale della farmacia, quindi chi lavora al banco, dà lo stress, diciamo, proprio dato dalla precisione e dall'efficienza che ci deve essere sempre nella distribuzione del farmaco verso i pazienti, in quanto il robot si occupa di prelevare ciò che è giusto, sia in termini di referenza, sia in termini di scadenza, e di portarlo al banco dove deve essere sempre chiaramente verificato, ma solamente distribuito dal farmacista, che si può quindi concentrare su tutte le altre attività a banco, appunto dalla relazione, ma anche al prendersi cura del paziente in questo momento, che è un momento molto particolare per tutti.